Ciao a tutti ragazzi. Bravi bambini. Prima l'ho detto io. Brava Mati. Benvenuti anche stasera nella nostra cucina. Oggi andremo a preparare una bellissima torta autunnale, perché giustamente siamo entrati nel periodo. Ed è una bella torta di carote. Brava! Andiamo a cucinare! Andiamo a cucinare! Gli ingredienti che ci servono sono 300 g di farina zero, 3 uova, 150 g di zucchero, 100 ml di olio extravergine di oliva, un vasetto di yogurt bianco, una bustina di lievito per dolci e due carote. Ok, ora lo dico, le uova e lo zucchero dentro la piana italiana. Brava Mani! Prima lo battiamo, Greggy. Prima lo battiamo. E poi lo apriamo, metti le ditina sotto. Bravo! La manina sotto, il ditino. E si apre. Brava Mati! Ciao babbo! Oh vai, è come lo babbo. Bambini, mettete lo zucchero tutto insieme dentro, vai! Tutto insieme dentro. Pronti? Sì! Via! È messo! Una volta posizionata la nostra planetaria, la accendiamo a media velocità. Perché hai un'utilità? Babbo! Se non avete una planetaria, potete fare gli stessi passaggi usando una frusta manuale, ovviamente. Mentre aspettiamo che le uova montino, andiamo a pelare le nostre carote. Prima di tutto tagliamo via la punta, bravo Greggy, di entrambe le carote. E adesso andiamo a pelarle. Mi raccomando, conserviamo gli scarti, perché li andremo ad utilizzare per poter fare un buonissimo brodo vegetale, per esempio. Grattugiamo le nostre carote. Una volta grattugiate le nostre carote, le trasferiamo su un canovaccio. Dobbiamo strizzarle ben bene per far fuoriuscire tutto il liquido che metteremo nell'impasto. Metteremo nell'impasto. Perché un pazzo perché il liquido? No, perché con quell'asciugamano va via tutto il liquido? Perché funziona così, Mati, è il succo di carota. Buono, vero? Sì, il succo di carota. Perché anche le uova e lo zucchero stanno montando alla perfezione. Più o meno per avere il risultato finale ci vorrà circa una mezz'oretta. Da quando l'abbiamo messo, ovviamente, all'inizio. È giunto il bellissimo momento in cui andiamo a imburrare e infarinare la nostra teglia. Perciò armiamoci di pazienza. Con le mani il nostro burrino. Infariniamo. Mettiamo cominciamo ad aggiungere i liquidi piano piano, un po' per volta. Aspetta, così non metto. Così? L'aglio
e aggiungiamo il prossimo. Adesso lo yogurt. Il succo delle carote che darà anche un bellissimo colore. Adesso abbassiamo la velocità e andiamo ad aggiungere poco per volta la farina. Anch'io. Tutto insieme. Adesso che la farina si è completamente amalgamata al composto, possiamo aggiungere anche la bustina di lievito. E anche questa la facciamo amalgamare bene. Il nostro impasto è perfettamente amalgamato. Adesso possiamo spengere il nostro macchinario e trasferirci. Perché dobbiamo recuperare tutto l'impasto possibile. Adesso aggiungiamo le carote con l'aiuto di una spatola. Le carote. Amalgamiamo bene. Che profumo. Profumino. Com'è questo profumo, bambini? Buono. Eccoci. Ecco, metti. Siamo pronti a trasferire il nostro impasto dentro la teglia. Babbo, guarda. Guarda. Adesso andiamo a mettere la nostra torta in forno, che io ho preriscaldato a 175 gradi, forno statico. Babbo, adesso... Vediamo una 40 minuti, ma mi raccomando, ogni tanto diamo un'occhiata per vedere se magari cuoce prima. Qui. La nostra torta è finalmente pronta. Alla fine ha cotto per 35 minuti. Guardate com'è bella. Questa è una buonissima torta autunnale alle carote. Spero che il video vi sia piaciuto. Seguiteci. Che vuoi fare? Posso anche muntio? Mangiare l'ultimo. Vai, un morso. Vai. Tanto brucia, Greg. Così, amore. Com'è? Com'è, Mani? Al prossimo video, ciao a tutti. Fate ciao, bambini. Ciao a tutti. Al prossimo video, ciao a tutti.